porti la lussureggiante terra ai piedi degli azzurri monti, baciata dalla guazza dello flume Naso, regna come lo sole nella stagione buona colui che castigò la sordida stirpe della Mannala, accompagnato dalla sua dolce consorte Ermengarda, figlia dello benedetto re de Ascoli, luna splendente in mezzo allo firmamento, de virtute e conoscenza rivestite. Ladies and gentlemen, ecco a voi Re Udilone! Ma ci pure per culo, Udilo? Mannaggia a me, e quando non sono da ben moglie su quello su Santa Vittoria, a quest'ora faccio la signora, senza contare che ero ereditato pure tutta la fortuna del lupo rubato, amministratore dei condomini medievali che inseatro. Quello su è parente al segretario del Papa, no come te che sei diventato nobile per concorso interno. Manderò la iettatura degli antichi padri, che per forza piana cagarella. Mio signore, tanto lo so che mi volete bene lo stesso, e io vi ringrazio per le grazie con cui graziosamente mi ringraziate, la di tutti graziosità. Mamma mia, ma adesso cominciamo se c'è pure fuga. Ci sbrighiamo, c'è però il rosario, non la facciamo, solo le litanie. Ah, solo le litanie, vabbè, allora mo mettimi giù, ecco, signore. Chiedi lei, so, Cristi lei, so, Cristi lei, so. Aspetta, rispondo pure io. E mo tutto su un interessamento che si arriva. E sarà diventato devoto. Addai, e pure le cipolle diventai. Speriamo. San Francesco. Ora pro nobis. Parla col prete. Santissimi martiri. Ora pro nobis. Parlete col prete. Santi Pietro e Paolo. Ora pro nobis. Parlete uno la volta col prete. Beato Antonio. Ora pro nobis. Beato te che parli col prete. Santa Manola. Ora pro nobis. Mettici la parola. Santo Pagì. Ora pro nobis. Parla col prete ogni dì. Santa Primetta. Ora pro nobis. Mettici la paroletta. Aspetta Andò, ma come stai a rispondere? Ma a me mi paria che c'era che cosa che non mi portava, Senti, patti chiari, amicizia lunga. Se devi fare lo stupido, vanni a farlo in un'altra parte. Io rubare lo sai fa bene, vanni io rubare. Perché se io mi chiamo di dire un rosario insieme qui a Ginetta, una delle più belle perpetue del paese, l'unica perpetua, allora perché non lo posso fare? Tu a me mi nanni ma non mi dormi. Che ti serve? Ti serve cosa? Se avevo voglia di dire un rosario, soetto un rosario. Se avevo voglia di mangiarmi una mela, mi mangiavo una mela. Signore e signori, benvenuti al tradizionale appuntamento con il recital dialettale interamente interpretato e organizzato da noi ragazzi e ragazze del Movimento Giovanile. Cari giovani, le signorie vostre dovranno perpetuare la tradizione antica della comunanzia. Tu, nobile ascolana, andrai sposa a codesto valoroso discendente della casata dello Monte Pazzillo. Udilo caro, tu più che lo potestà potevi farlo giullare. Buongiorno, mi chiamo Belisario dell'assemblea, io sono segretario, grattate sta penna e Calamaglio dice delle cazzate, tanto a scrivere non mi sbaglio. Senti, essere cazzola, io sono sempre dalla rigo e Peppetta. Grazie per tutte queste gioventute, ma ho 50 anni, da 30 faccio il legnarolo. E non so mai cambiato mestiere. Dovresti saperlo un po', visto che abitiamo vicini a casa. Vicini. Che dico vicini? Attaccati, finestra a finestra. E mo tu chi sei? Commissario. Il commissario? Me vengo preparando, non sa mai sti temi. Piuttosto potestà, a chi indesto la fattura, a chi paga? Aum! Aum! Aum!
una scala! Fatta! Sfasciata e fatta uguale! Piuttosto, Cersei, gli hai raccontato la cosa che ci ha detto la maestra? Mi sono scordato. Mamma, la maestra? La maestra? Come si permette la maestra? Cersei, mettiti qui. Zitto e chiotto, mo ci penso io, faccio vedere io. Pronto? Pronto? Sì, lei è un incompetente, io la denuncio. Sì. Adesso le faccio vedere io. Mi passi immediatamente la dirigente. Non mi importa se lo sto chiamando a casa, mi passi la dirigente. Allora la chiama al cellulare e me la passa per cornetta. Pronto? Rettaccato, sta villana, ricummannata, ma io lo so, lunedì vado sull'ufficio della dirigente e ti piazzo un casino, queste maestre raccomannate. E adesso invito a stirarsi al loro posto i bambini del coro, prego. Le stoppe imboffiarate sulla piana dei magri, c'era Peppe accompagnato dal lumatto dei mimi. Solato poru Peppe, come fa? Te conviene tacca a correre perché mo te vo' ammazzare. La colazione su polvera lo sabato alle 9, fa caldo eppure piove, ne manca mai nessuno. La colazione su polvera se fa con la licetta, un litro ne a fiaschetta e un pesce deve assicurare. Ma Luli tu come fa? Parapapapapa. Non c'è nessuno che lo sa. Parapapapapa. Ferma che... Zitti che varca il portone la bella figlia di Odilone. Occeritte e passo fiero a sposasse lo straniero. Essa dice che è virtuosa, ma rete la usla combinate che cosa? Con lo figlio de Zè, che francese nenè, si dice che porta lo bebè. Udilone allora si è ingazzato e allo turdu de francese la figlia gli ha piuppato. Gatta mociona e sculettante, ecco a voi la marchesina Lucrezia Elettra Diamante. Dai, su costi di uomo ci devo sposare, e che è, insomma? E dai, che lei ti niente, spupazzimi, baciami, dammi una gargagnata sui denti, dammi una zambata. Insomma, ma non dite niente, mamma, da? Un noble me, ma gli si spiegate qui come funziona tutto l'ambaradan, eh? Oh. Adesso? Quando è un boccaio? Casa Alfonso! Tutti pronti? Sì! Si fa! Tu c'è si rutto le sciorbie, sciorbie, tu c'è si rutto le sciorbie, sciorbie, ande custano bocca che te mocco, ande custano bocca che te mocco, vidi l'estate se là, vi! Per esempio, pure io, una volta, ero una grande DJ, mi chiamava a tutte le feste quando ero tutto lo gra, dopo, no? E anche io facevo partire la hit del momento e io dicevo sulle mani tutti insieme e cantavo davanti a casa mia c'è un jeep grosso, lo voglio sconocchiare e faccio un trocco e faccio bere a te musso de porco. Lo loco preciso si chiama Nanza, frazione di Amandola. Dici Ananza, frazione di Amandola. Che corpo ha fatto la regione? Zitto, papà. Ma non gli dici a con Ananza, frazione di Amandola? E mo che sentite pure il reo di loro, sappiamo tutti come va a finire. Allora, con Ananza, frazione di Amandola. Armatura, spada, fiasco di clotto e malepeglio! Armi! Oh,
a suo prete nuovo non si può di proprio niente, eh. È bravo, è giovane, è simpatico e poi quando dice la messa si sente tutto. Oh! Buongiorno a tutti! Buongiorno, don Pepe! Che il Signore sia con voi, ma soprattutto con l'autista. C'è sta, senti un po' una cosa, ci fermiamo sul cimitero un minuto che devo usare questa. Aspettatemi! Non è che partite senza di me, no! Oh! Ma che partivo! È mezz'ora che sto aspettando che a me si è finita la nafta a porta e sta aspettando a te! Oh, e sbrigati, no! Mi sono portato che cosa per un viaggio? Te la posso mettere sta roba? Mettila qua io sotto un portabagagli. Se io metto sotto un portabagagli e lasciavo su casa. Lasciala che. Perché? Che ci porti le nostre borse? Che è un giusto necessario per un viaggio, no? 3-4 salamitti. Una mezza lonza. Un panino con la frittata. Mezzo chilo di olive fritte. Le fettine impanate. Due salsiccette di fegato. Due file di pa. E per finire 35 litri di vino. Se non basta ci fermiamo per strada a comprarlo. Per un viaggio sereno vorrei fare una preghiera. Io per un viaggio sereno mi vorrei scrocchiare un bicchiere di vino. Però a me levate la patente del bozzo manca beve, se no qui se ne fa l'analisi. Fai in modo che Anselmo non schiatta con tutti i panini. E fai in modo che sto bello frigo se dorme sulla parapina e se sveglia sulla timburtina. E soprattutto fai in modo che lo barritto del caborio stirra rabbesto. Amene. E poi io devo dire la verità, a me Albano mi è sempre piaciuto, sai? Mi sa di una persona per bè, di una persona genuina. Come te posso spiegare? Di una persona venuta dalla terra, di un contadino. La felicità, e senti mamma che parla valanga la felicità, aspetta babbo che arriva in ritardo la felicità. Certo che qui sembra... Bravi, Bravi, oh. Mamma mia, sono bravi, eh? Oh. Senti, organizzimi. Tu Giovanni, mettete ecco. E appena vi arriva una bella femmina, gli va incontro e gli comincia a parlare. Ostia. Ostia ze, che organizzazione, eh? Le presento Lenga. Buona Lenga. Amore picci picci, bello mio capitano siberiano. Mamma! Era di Montegallo e babbo era di San Benedetto. Ah, del Trondo. No. Era di San Benedetto, sopra Franco e Dinello. Non c'era. Ah. Allora siete comunanza pure tu. Bello capitano. Già mi sento più sicuro. Sì, sì. Ma dimmi un po', Cocca. Tu invece dove sei? Io sono russa, faccio la ballerina e sono compagna di mio capitano. Capitano? Tranquilli, tranquilli. Ecco, non succede cosa. Vabbè. Se tante volte dovesse succedere Vabbè, amore, non succede, vabbè, non succede, mi sei detto, non succede. Ecco, tieni tranquilli, perché? Lascia luppa numero uno. Quella è la mia. Per cui non la tocchete, per carità. La scialuppa numero due invece, quella è sempre la mia. Perché metti caso che non funziona la prima, io piglio la seconda. Poi c'è la scialuppa numero tre, quella di Lenga. La so promessa essa, non posso far cosa. La quattro, c'ho la cameriera. Do che cavolo te presenti oggi come oggi in mezzo al mare senza una cameriera? Ciao, sono piccola
69. Sei sicuro? Ma dai, ma... sicura, perché da lontano l'effetto era un altro. Dai, eh? Ma tu non sei paccapello 43? Fino a due minuti fa ero io. Però a momento sta passando una crisi di identità. Mango Pirandello sul fumo a Tia Pascal ce l'ha avuta così grossa. Che sei stupido, faccio io, no? Beh, allora, questo qui, quell'altro qua, questo qui, questo qui, quello lì, se non ci fossi io, voi altri, stu cazzo facete, stu cazzo. Giornalista, vengo qua, foto. Mi raccomando, domani voglio stare su tutti i giornali. Buonasera a tutti, mi sei riconosciuto? Sono Giulio, il sindaco da Mandola, professore emerito di politica applicata presso l'Università della Vena. Che ridi, signor, che ridi? Che te pare io uno, io te pare, senti una cosa, parliamo seri, tra due altri. Io te pare io uno che gli piace la chicchera, te pare io uno che fa pranzo e cena pure a merenda, te pare io uno che magna, ve e caga come se la bocca e lo culo fosse la stessa cosa? Guardami. Guardami, manco un filo di magro, tutta salute. Locale, è per questo che sono voluto formare l'Università della Vena, un corso di laurea con amministrazione coi baffi. Questa è la mia classe, e questi sono i miei due allievi modello. Lo primo cittadino di comunanza, Domenico Annibali. Vi assicuro, qui è in bianco e nero, io ero un rullino, l'ero comprato a colori. Qui giochiamo un secondo. Lo primo cittadino della comunità montana, Cesare Milani. Che invece io sembra tutto sorridente, a Cesare ride. Sembra solare. Tu gli fai una domanda, io e ride. Tu gli fai un discorso serio, io è comunque sorridente. Gli se fora la gomma, mentre bestemmia, io ride. Mo, Cesare, la questione è una. Ma che cazzo ci avrai sempre a ridere? Poi come se non ti fai Luca, insegni giù. Ah, questo è vero. Una volta, ecco fuori un bar, c'è piccavo la foto di Luca con la scritta io non posso entrare. Mo da un po' da mia sta parte c'è picco la foto di Padrò con la scritta può bocca solo Luca. No. Il problema della guazza. Ma vanni in mora, aiuto. Ma vanno in papà. Prima domanda, ma perché c'è la guazza a comunanza? Perché c'è lo fiume. No, e qui te sbagli. La guazza a comunanza ci sta perché la gente, quando vede fatica, picca i bagni fuori dalla finestra. Lo vapore dei bagni con l'aria fredda dello fosso delle cucciole, insieme alla virivina che arriva da Tivurru, insieme all'area mediterranea della piana dei Magri, forma la guazza. Un rimedio, costruimo un muro alto 200 metri e largo 2 chilometri, dal palazzetto alle piane, in modo che l'aria che arriva da Gerosa rimbalza contro un muro, senga, rimbalza contro un muro, piglia l'ubivo e monte furtino.
riva verso Rubino dell'Ambro, con le correnti gelide dell'Invernaccio va verso Carulla, da Carulla al Calaio verso Rubino dell'Uniru, con le correnti dell'Uniru riva sotto l'Arco da Mandola, piglia la sfionga e arriva verso l'ospedale. Tanto che se stai davanti al pronto soccorso a maniche corte non ci serve che ti ricopra, perché la paralisi è secca. Oh, però, però. Ho capito che sul sicchio marrone non tocca buttarci cosa perché è umido, se no se muffisce. Tutto quell'altro lo butti su quello verde. La carta, la plastica, i caginacci, le batterie. E poi lo vai a mettere davanti alla porta denunziata alla vicinata. Adesso che ce vuoi, è tanto semplice. Ma pensa quanto sei stupido. Ecco. Tu non ti ricordi? Lo giorno che ci siamo conosciuti parevi un orsacchiotto, parevi. Io, Maria. Io stavo camminando per strada, pensando ai fatti miei. C'avevo la borsetta, giravo così. Tutto un tratto, a me sento un chiodano a macchina. Mi giro e eri tu. Tutto leccato. Tutto profumato, i capelli che all'epoca portavi, tutti cotonati, tutti laccati. Sito, mazza questo, si calato dalla macchina con una camminata che parivi che c'avevi due sciorpi grossi come tu melù. Mette costi me fai, bella pupa, te posso dire una cosa? Io, dimmi, tu, quand'è? Cioè io non lo so, già all'epoca pensavi solo alle sorti. Io? Sono arrivati? Parcheggia, dai, parcheggia. Parcheggia. Metti adesso a sinistra, dai. Lo parcheggio. A sinistra? Adesso non ci siamo mette per gli handicappati. Che ci vuole? Vabbè, ma portiamo mamme da che... basta che la vede, ci fa parcheggiare. Ma ci fa parcheggiare in ufficio postale se la vede, no? La vedi? E su. E quando è storie? E vabbè, ma allora... Mentre però ci sta là, che vuol dire? Ah! Che vuol dire? Un parcheggio con la A non si può dobra. Oddio, quante storie! Per parcheggiare! Parcheggio state zitto, no? Oh, ve so io che un parcheggio con la A non si può dobra. Un parcheggio con la A ci può parcheggiare solo quelli che comincia per A. Alvaro, amici, Annibali, Antoniozzi, l'avvocato. Ma di tutto è come sono portato una bottiglia di viruscio. Oh, questa fosse con mai, me, questa vai con me. Fosse mai. Allora, la coperta è una. Niente si portava pure la brace per questo, no? No. Ma chi appiccia fuoco là fuori? Cioè vai tu a picciarlo là. Ma vanni, tu sei proprio sciapo. Un prete si ha portato. Lo dentifricio, si è portato dentro. Cine, zitto, to. Ti sicura? To. Vatto per lavare i denti, anche perché mi ha dato Pino, io la small, mi ha dato un dentifricio, questo è da Milano, le cose le sa, su, sai, sta avanti, no, mica nucca io, manco lo terremoto sente su. Lavateli bene, se no dopo c'è pure l'indiano e ti sente la puzza. Lava, seca, seca, dai. Ma che combo ti ha dato? Hanno messo il stacco di spazio di denti, che te l'ha? Che cazzo? Pino, chi è lui là? Pino! Ma tutta la dentiera come hai messo? Ma che roba è? Ma che te l'ha? Ma la colla per la dentiera, sto disgraziato! Ma questo è da Milano, le cose le sa. Schiena quando mi fa male, stanotte sono dormita dentro la macchina, mamma mia quanto è scomoda, oh! A me giravo da una parte e mi faceva male una zamba, a me giravo di là e mi faceva male una chiappa. Mi sono rizzata tutta sconocchiata. Oh, l'importante è che stai tenendo a frena a mano. Poi tu perché non sei dormito? Oh, bambino! Bacia, bambino! Bambino, oh. Bacia! Oh, bambino! Oh. Ma questa chi è? Ma che ne so? Ma è decomunanza? Che ne avevi? Nativa, da quattro generazioni. Oh, bambino, bacia! Mentre sedete, una baribella grossa. Ma dai, vanno, vieni, cocca, signor, comedete. Ma questa gli manca ancora un par di mesi, mica ammazza. Oh, bambino, bacia! Bacia grande, pesa!
E cocca, non te la menda, cocca, pure io c'ho un occhio di panza, ma non te la menda, tranquilla. A essa fra poco la panza che sia via, te dermani, per sempre. Che è sto casì? Che è sti strilli? So io, oh bambino. Dove sta lo frigo? Ancora deve nascere, non vedi? Deve nascere ancora, no? Pancia! Vabbè signore, ma fallo nascere e poi gli contenti, no? Scusate, io non mi sento tanto bene. È lunga te cocca. Ti fa male l'osse? Ti fa male l'osse? No, la pancia! E la pancia, è bambino! Ah, dai, vabbè, lunga te, fallo allungare! Fallo allungare, lunga! Dai, è lunga! Respira, respira! Cusci, cusci! Chiama, dottore! Dottore, chiamalo! Mi sarei fare un medico. Nasce! Tu non mi chiami, le studiare. E dai, oh, dai, mi sente vecchio, mi muoio uno, no? Respira, via, respira, respira. Respira, guarda, respira. Non respira, non respira. No, hai detto che non respira. Non respira, come non respira? Chiama il 118. Piano su, mamma. Oh, deve partorire questa. Piano su, mamma. Mi pare fatto una bussolata. Su, piano su, mamma. Mettiglielo sotto la testa. Che spegni, bastarda. Spegni, spegni la cocca. Buona. E non sapevo dove mettere le mani. No, spegni, no, fermate cocca. Chiama dottore. Non spegni, cocca. Non spegni. Chiama il 118. Chiama il 118. Tira. Nasce! No, tira! Tira! Chiama l'ugendo di Giotto! Dottore! Chiama l'ugendo di Giotto! Come si fa? Come si fa a fare un numero? Ma è un numero! L'ugendo di Giotto! Chiamalo, dottore! Chiamalo veterinario, quello lì vicino a te! Ma che c'è veterinario? E vabbè, 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 sempre medico è! La base, cioè la base respira, è quella, no? Respira, no, che è specializzato, no? Dalla parte però, che cosa si saprà fare, no? Vanni come quando c'è un raffreddore non soffinato, tira, 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 non lo fa scappare. Che esce, che esce, che buona, non va, ecco, se no va a chiamare all'ubbil, eh? Fermate, fermate, che si buono, buona, buona, che ti fa, che ti fa, Ultima ospedale, ultima la mandola. Ma la mandola è chiuso. Come è chiuso? Hai toccato la tua mezza crepa, l'ha chiuso. Si è inventato pure le mezze crepe. Hai visto, manda pure le mezze crepe già. Ultima le nascole, piena, ultima le nascole. Ah, un anduolo? Ascoli, portatemi ascoli. Ascoli, rizzate, rizzate. Portatemi ascoli. Ma pure guarda. Eccolo! Ma che è? Fermati. Fermati. C'è una ferma energia, c'è una ferma energia. Fermati, vieni qua. Fermati. Angelo. Oh. E che cazzo te strilli? E che ti sento? Sono venuto quassù, sono venuto a vedere com'è la situazione. Beh, a me pare che non ci sta più nessuno. Beh dai, io almeno stiamo tranquilli, dai. E che te dico le cazzate io? Quando mi metto sopra la poltrona le sento tutte. L'altro giorno ne passò una 0.5 a potenza, una botta, secondo me ha ammazzato lì Cristia. Oh. ma dai non può essere, oh, zitto, per quando è stata forte per poco mi sbatte per terra. Ma dai, ma non può essere, una messa di potente non si sente, su. Ah, lo dici tu questo, lo dici, eh? Ah, stavo a guardare la televisione, per quando è stata forte le immagini sfarfallava da sole. Sì. Ma perché quella dell'altro giorno non la si sentita? Eh? 1.1 a Firenze. Che cracco, oh. Ah, so pensato, questa rasa al suolo, tutte le cose comunanzesi, so pensato. Ma dai, insomma, queste di Firenze non... Sì, tu! Che per quando è stata forte, a me stava a mangiare lui un moccolotto, e che io se la faceva mangiasse lui, a c'è stava Elvira della me strillava,
Angelo! E io di qua, che cazzo te strilli al vi? Ma non può essere, su, ma quelle di Firenze non si sente, dai! Allora dici tu che non si sente! Mo da quando ha rapetto l'ultrafora col fiorito, che ci mette arriva qua queste? Un attimo! Oh. Ma perché quella dell'altra sera la si sentita pure? 1.2 a Messina! Una botta! Pure quella secondo me ha ammazzato la gente! Stavo lì a casa? A me stavo a fare un caffè, per quando è stata forte mi è scappato fuori in cappuccino. Ma io boh, ma come fai? Cioè se senti queste di Messina, c'è cioè quella dell'Utrenda che si è sentito. Perché? Che c'è stato l'Utrenda? Ma come che c'è stato l'Utrenda? Io non ti ho sentito cosa. Avevo io tutti la casa che iava currenne. Però non mi sono preoccupato. A pensavo, molte si sarà fatto tardi a tutti. Che cazzo ne so, boh. Ah, chissà, l'ha sentita Massimo a Napoli, l'ha sentita Massimo? Vi lasciamo ora alla seconda ed ultima recita, in due atti, che ironizza su alcuni dei temi caldi che hanno segnato la nostra comunità durante l'anno appena trascorso. Buona visione e buon divertimento. Dicevo che io sono l'ingegnere incaricato alla perizia della sua casa dopo le recenti scosse di terremoto. Regendi! Ngorbo, è passato un anno! Lo so signora, però abbiamo milioni di sopralluoghi e ci vuole tempo. Ma a me mi pare che qua già ci siete passati. Sì, ma questo è il momento della scheda FAST. Ah, mo so capito, me lo potevi di subito. Tu sei quella de FASPID, quella che rompe sempre i coglioni all'ora di pranzo, eh? A pare che ci vede, oh. Come te metti a sedere a tavoli, esso che suona il telefono di casa. L'altro giorno marito me l'ha staccato. Oh, ha chiamato sul cellulare. Mo so pensato che se stacchiamo il cellulare, a sei presente a pranzo. Senti, ma mi sono sempre scordata di chiederti. Come gli è quest'estate quando si dà a vedere la magnolia? Che? La magnolia? La magnolia, quella roscia. Ma la magnolia mica è roscia. Ma come no, la magnolia, quella che canta. Ma la magnolia mica canta, è una pianta. E dai, è su, quella che è venuta a cantare per il terremoto, che pianta. So capito, la magnolia, fiorella. Questa. Con dei furti a sentire Silveri. Ma che Silveri, quello si chiama Silvini. Ma che stai a di? Quello de nome fa sicuramente Daniele, ma de cognome fa Silveri. Ma che stai a di tu? Quel de cognome Silveri fa Sandro. No. E dosce. Quello si chiama Sandini. None. Aie. Silvani, là, come si chiama? None. Oh, Silvastri. None. Salvini. Ma per carità, none. Vabbè, sono i G2. Silvestri, si chiama Silvestri. Lasciate che parco lieto. Però prima di congedarci fare alcuni ringraziamenti. Allora, ringraziamo innanzitutto i nostri tecnici Audioluce, supporto indispensabile negli anni, Nico, Alberto, Francesco e Cei all'occhio di bue. Ringraziamo Massimo Mancini che ha sostituito Massimittu. Ringraziamo Cristiana Gismondi, che è il nostro gobbo e indispensabile.
E ringraziamo anche i ragazzi che ci hanno aiutato del Movimento Giovanile, chiaramente, che ci hanno aiutato con la scenografia e con il resto, l'organizzazione dietro le quinte.